opportunità di lavoro in Italia e in Europa. A me il compito solo di salutare e ringraziare gli ospiti di questa tavola rotonda e vi presento il dottor Nicola Borzi, giornalista del Sole 24 Ore e responsabile dell'inserto di finanza Plus 24 che leggiamo il sabato. Il dottor Giampiero Castano, della Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico. Era atteso oggi il Ministro Passera che è impegnato nel Consiglio dei Ministri e quindi il suo posto per il dottor Castano. Aldo Bonomi, direttore del Consorzio Aster, e dottor Ivan Lobello, vicepresidente di Confindustria. Con loro interloquiranno Luigi Sbarra, segretario confederale della CISL, Giuseppe Farina, che concluderà il seminario, segretario generale della FIM, e Marco Bentivogli, segretario nazionale della FIM, che introdurrà i lavori. Prima di dare la parola al dottor Nicola Borzi, che coordinerà il seminario, vorrei fare un ringraziamento particolare al dottor Ivan Lobello, imprenditore e vicepresidente di Confindustria. Noi sappiamo oggi quanto è difficile fare gli imprenditori in questa situazione di crisi, di difficoltà. Immaginiamo come sia difficile fare l'imprenditore anche in un contesto come la Sicilia, e non solo come la Sicilia, oggi particolarmente infiltrato dalle mafie. E il dottor Lobello non solo appunto mette insieme questo aspetto dell'imprenditorialità con la crescita, con il lavoro, con l'impegno per far crescere la cultura della legalità, perché la cultura della legalità è una condizione imprescindibile per lo sviluppo e per il lavoro. Voglio anche sottolineare una cosa: in questi giorni abbiamo ricordato 20 anni dalle stragi di mafia, dalla morte di Falcone, Borsellino, della moglie del magistrato Falcone, degli uomini della scorta. Fra due giorni qui a Firenze ricordiamo il 27, l'anniversario, il 19° anno dalla strage di via dei Georgofili. Ecco, io vorrei che noi riflettessimo, la FIM ha aderito da qualche tempo al progetto San Francesco per la crescita della cultura della legalità e contro le mafie. Io vorrei che la presenza del dottor Lobello fosse per noi simbolica in questo senso e ci incoraggiasse ad andare avanti, a lavorare e impegnarci anche noi, come abbiamo in mente di fare, contro le mafie e per la cultura della legalità. Grazie. Grazie per l'introduzione. Vorrei soltanto specificare che non sono ancora per il momento il responsabile di Plus 24, ma sono uno dei giornalisti che vi lavorano, giusto per questioni di rispetto anche del lavoro di chi lavora insieme a me. Io sono molto felice di essere qui oggi, sono un giornalista che si occupa di questioni sindacali in un altro ambito. Giuseppe Gallo della FIBA CISL mi conosce bene, perché seguo per il Sole 24 Ore e per Plus 24 i temi sindacali all'interno del mondo bancario, assicurativo e finanziario, ma sono molto grato alla FIM di avermi portato qui, perché credo che la tavola rotonda di oggi tocchi il tema centrale di questo paese, il tema centrale degli ultimi 4 anni, probabilmente il tema centrale dei prossimi. Non rubo altro tempo, perché poi avremo modo con i relatori e con gli interventi di svilupparlo e di approfondirlo. Vorrei lasciare immediatamente la parola al dottor Castano per rispetto istituzionale, perché leggerà un messaggio di saluto del ministro Passera che è trattenuto a Roma dal Consiglio dei Ministri. Grazie. Credo che per la ampiezza del messaggio rappresenti anche il primo intervento di questa tavola rotonda. Il messaggio è già stato trasmesso peraltro alla segreteria nazionale della FinCISL. Cari amici di FinCISL e di Terra Futura,
Mi spiace moltissimo non essere con voi per discutere di argomenti che non solo mi appartengono, ma vivo con molta attenzione e partecipazione. Nelle stesse ore del convegno sarò in Consiglio dei Ministri. La nostra è una industria che ha alte potenzialità, eccellenze importanti che reggono i mercati mondiali e crescono in fatturato e marginalità anche in questa fase assai complessa. Sono un patrimonio spesso sottovalutato che però dobbiamo valorizzare perché rappresentano un esempio di ciò che lavoro e imprenditorialità insieme possono fare. Non credo sia un caso che in queste aziende le relazioni sindacali siano quasi sempre ottime e vi sia un alto livello partecipativo. A questa parte del mondo industriale non dobbiamo frapporre ostacoli e a loro vanno riservate le attenzioni dovute a chi sa fare bene il proprio mestiere. Anche questo è un dovere dello Stato. Detto questo, non dimentico che l'industria italiana è attraversata da profonde difficoltà che in molti casi si trasformano in vere e proprie crisi irreversibili. Verso questa parte dobbiamo indirizzare misure strutturali e non semplici pezzi di ricambio, ben sapendo magari che il motore si fermerà subito un'altra volta. Dobbiamo creare nelle imprese, nei settori e nei territori vere occasioni di sviluppo, avendo consapevolezza che non tutto è strategico e non tutto quel che c'è è opportuno che si preservi. È un discorso avviato con la parte più avveduta del sindacato, ma che purtroppo incontra ancora molte resistenze. Dopo aver messo in sicurezza i conti pubblici, la priorità di tutti noi è e continuerà quella di creare condizioni per la crescita sostenibile e in grado di produrre nuova occupazione. Ci stiamo muovendo su tanti fronti, tutti importanti. Solo alcuni esempi. Da un lato gli interventi a favore della finanza d'impresa. I decreti per lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione è la parte che desta maggiore attenzione mediatica, ma non è la sola azione attivata perché in questi mesi ci siamo preoccupati di allargare le garanzie a favore delle piccole e medie imprese e ridotti in alcuni casi in modo significativo il peso fiscale, intervento sull'IRAP e la istituzione dell'ACE. Complessivamente parliamo di alcune decine di miliardi di euro. Dall'altro lato interventi sul versante dei fattori della produzione che maggiormente penalizzano l'industria italiana. Certamente la questione energia è fra le più importanti. Al quinto conto energia dovrà seguire un programma che consenta una riduzione dei costi senza intaccare gli obiettivi primari di risparmio e di miglioramento ambientale. Il programma 20-20-20 rimane per noi un obiettivo fondamentale da raggiungere senza tentennamenti e possibilmente migliorarlo almeno in qualche sua parte. Fondamentale però resta il rafforzamento dell'industria italiana nei settori più innovativi. Con la riforma degli incentivi daremo risorse anche alle piccole imprese che fanno ricerca. Ci tengo a sottolineare che saranno più favorite quelle che creeranno posti di lavoro qualificati e assumeranno giovani laureati. Con l'agenda digitale creeremo una grande occasione per far fare al Paese un grande salto nel futuro. Saranno create infrastrutture che rispondano alle domande più innovative del sistema delle imprese, della pubblica amministrazione e questa è una mia speranza molto forte, dei molti giovani che vorranno cimentarsi con progetti imprenditoriali per i quali la rete è sempre più un supporto fondamentale. L'agenda digitale sarà anche l'occasione per individuare alcuni progetti paese verso i quali orientare risorse pubbliche e private per lo sviluppo di grandi progetti di ricerca e la realizzazione di nuovi prodotti. Tutto il mondo delle infrastrutture ha avuto negli ultimi mesi una forte accelerazione con oltre 100 nuove norme utili per semplificare le procedure e attivare capitali privati in oltre 100 cantieri finanziati in tutte le parti d'Italia con oltre 23 miliardi di fondi pubblici, oltre metà nelle regioni del sud. A fronte dei tanti progetti di sviluppo, il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato su numerose crisi aziendali che seguiamo nel tentativo di salvare posti di lavoro. Sulla esperienza del sindacato conto molto.
non solo per mettere a punto politiche di interesse generale per gestire situazioni critiche, ma soprattutto per poter avvalermi di quella sensibilità e di quelle idee che solo dalla profonda conoscenza dei luoghi di lavoro che il sindacato ha possono venire. Con i miei più cordiali auguri di buon lavoro, Corrado Passera. Grazie. Sembra che ci sia, come dire, un intero programma di governo in questo saluto, per cui credo che avremo modo, anche a partire da questo, di dibattere nella fase del nostro incontro. Io vorrei lasciare la parola però a questo punto a Marco Bentivogli, segretario nazionale della FIMCISL, che presenterà alcune slide che danno la dimensione e l'ampiezza della situazione di crisi del Paese, e non solo del nostro Paese. Buongiorno a tutti. Il mio compito innanzitutto è quello di partire dalla fotografia, dalla situazione reale. Come diceva già Nicola Borsi, la situazione, e anche ricordato adesso dal Ministro, è piuttosto drammatica. Anche in una situazione di confusione, le tematiche che sembrano prioritarie nel Paese appaiono altre. L'idea del convegno, come già spiegava Rosario, è riportare l'attenzione su uno dei nodi centrali di questo momento, su questo passaggio difficile del Paese. Parto da una veloce fotografia della situazione. Noi siamo ormai al quarto anno di crisi, una crisi che ha preso all'inizio soprattutto le aziende collegate al mercato interno, alla produzione di beni di consumo, che si è spostata successivamente sui beni durevoli. In ogni caso questa situazione sta facendo perdere delle quote assolutamente rilevanti della capacità produttiva industriale del Paese, perdite che rischiano di non essere compensate. Sappiamo che questo riguarda perdite di occupazione, di competenze, di tecnologia assolutamente insostituibile in qualche caso. Il rischio, e per questo la FIMCISL organizza oggi questo convegno, è di avere un paese che è collegato nella semiperiferia del globo, con una situazione assolutamente marginale rispetto agli altri paesi del mondo. Proprio per questo noi diciamo che la crisi dell'industria è la crisi per eccellenza, proprio perché rischia di polverizzare, come dicevo, non solo occupazione e imprese, ma di polverizzare le speranze di riscatto e di crescita sostenibile di questo Paese. Come vediamo, le previsioni non sono fauste, non sono rosee. Le previsioni per il prossimo anno, vedete, si immagina che anche il prossimo biennio la nostra economia sarà collegata a una situazione di profonda recessione. Questo significa che non solo l'economia non crescerà complessivamente, ma allo stesso tempo che si perdono, si distrugge ricchezza prodotta in anni di faticosa crescita e industrializzazione.